Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi vi mostro la beauty bag del mese di luglio. Sono un po' indietro con i contenuti da registrare, ma piano piano cercherò di rimettermi sul passo, insomma, cercherò di rimettermi in carreggiata. Oggi cominciamo con la beauty bag. Se riesco vi registro anche un altro video e quindi voi li vedrete in momenti diversi, ma sappiate che oggi sto cercando di lavorare per voi. Prima di cominciare vi dico che i prodotti che mi vedete per il look di oggi, tutti, a cominciare dagli occhi fino ad arrivare alle labbra, li vedremo nella beauty bag, quindi man mano che ve li mostro vi dirò anche se li ho utilizzati o meno. Partiamo dai prodotti per la base. Allora, poiché questo periodo io sarò più a casa, ho deciso di mettere in utilizzo un po' più di cose per fare test, per cercare di portare avanti i prodotti, e quindi anche se magari il look non viene benissimo posso in modo semplice recuperare e aggiustare, tanto diciamo per sommi capi non dovrò andare chissà dove. Però io ho dimenticato un prodotto che è quello che ho utilizzato oggi e adesso lo prendo. Eccolo qui. Allora, comincerei dal primer. Ho messo nuovamente in utilizzo questo primer della ELF, il Power Grip. Ve l'ho mostrato sia in applicazione sia nell'ultimo video dei prodotti preferiti e bocciati del periodo. Ce l'ho su anche oggi questo primer. Come vi ho detto, non mi fa impazzire questo primer, infatti è qui semplicemente perché io vorrei finirlo, dato che non ho notato chissà che grandi benefici. Vorrei liberarmene quanto prima, perché comunque non è brutto, non è un prodotto brutto, però dato che non mi dà niente di più rispetto a non mettere il primer, posso farne a meno, quindi voglio finirlo e toglierlo dalla makeup collection perché mi ingombra ed è un prodotto in più sul gruppone. Poi, a metà tra un primer e una crema colorata, abbiamo il Tinted Su Primer di Overskin nella colorazione 2. Anche lui ve l'ho mostrato nell'ultimo video dei preferiti e dei bocciati del periodo, quindi non vi aggiungo informazioni perché se vi interessa la mia recensione andate a vederlo lì. Invece per quanto riguarda fondotinta slash sieri colorati, come fondotinta ho deciso di ripescare questo qui di Mulac, il Best Face Forever. È un fondotinta idratante che promette di essere long lasting fino a 10 ore, quindi è per questo motivo che io l'ho tirato fuori, essendo che adesso inizia a fare molto caldo. A proposito, se sentite il ventilatore, purtroppo mi dispiace, ma fa veramente molto caldo, io senza non riesco neanche a stare qui seduta a parlare con voi. Quindi dicevo, dato che fa molto caldo, questo qui promette di durare fino a 10 ore, testiamolo e vediamo come va. Mi ricordo che l'avevo provato quando è uscito, però poi l'ho accantonato un pochino, presa da altre cose, quindi penso che sia venuto il momento di ritirarlo fuori. E invece il prodotto che ho utilizzato oggi è questo qui della Deborah, lo Skin Booster, che è un siero colorato, fondotinta in siero, in realtà nella colorazione 02. Vi faccio vedere che io sono ben oltre la metà, forse non si vede benissimo, vabbè, comunque sono ancora un po' più giù rispetto a questa linea. Io questo prodotto lo vorrei finire, cioè questo prodotto io vorrei che non arrivasse all'inverno, vediamo quello che riesco a fare, e ce l'ho in utilizzo anche oggi come vi ho detto. Andiamo avanti, continuiamo con la base. Per quanto riguarda la cipria, io continuo imperterrita ad utilizzare la cipria in polvere libera di Huda Beauty nella colorazione Pound Cake. La cipria continua a diminuire, come vedete ne rimane poca, però secondo me questa basterà per tutta l'estate, secondo me questa me la porto fino a settembre, però non voglio demordere, la voglio terminare, anche perché ce l'ho da tanto tempo, mi piace, non è che non mi piaccia, anzi è una cipria che funziona molto bene su di me, però ho anche voglia di sperimentare con altro. E poi sinceramente il packaging è molto grande e rimetterla nel cassetto ingombrerebbe. Per quanto riguarda il contorno occhi invece, ho ritirato fuori la mia amatissima cipria di Pat McGrath, questa è quella lì compatta, se non sbaglio era la colorazione medium, esatto, e quindi io l'avevo messa da parte perché insomma era un colore un po' scuretto per l'inverno. Adesso che è tornata l'estate e io mi sono abbronzata senza andare né a mare né in piscina, va bene per me. Allora andiamo avanti, prendiamo i prodotti colorati per il viso. Vado random perché non riesco a dare adesso un ordine tra creme e polveri. Parto da quello che ho davanti.
blush di Cosmify by Basic Gaia. Questo colore qui è un bel colore acceso per l'estate. Questo è uno stick nella colorazione 02 Peach Out. Anche se non verranno più riformulati, non verranno più prodotti, perché ormai Cosmify, insomma, ha finito di esistere. Io questo qui continuo ad utilizzarlo perché mi piace sia la versione blush sia la versione bronzer barra contour. Quindi io lo continuo ad utilizzare e mi piace molto. Poi blush sempre in formulazione liquida cremosa, questo è nella colorazione 02 Composta Mai ed è di Mulac in collaborazione con Giorgia Soleri. Era un'edizione limitata, però come vi ho detto anche in un precedente video, Mulac ha prodotto altri blush di questa tipologia, penso che rimangano in gamma permanente, sia blush sia illuminanti sia prodotti per il contouring. Io sono molto curiosa di provare anche i prodotti per il contouring. Sono dei prodotti che, vedete, si applicano con un pennellino un po' come se fossero un correttore, quindi sono liquidi, però poi una volta stesi sulla pelle si asciugano e diventano come se fossero una polvere, quindi davvero una texture super innovativa. Mentre parlo con voi mi sono resa conto di aver saltato lo step del correttore, perché è spuntato qui davanti, quindi vabbè, ve lo menziono adesso. Come correttore ho messo da parte quello di Huda Beauty, che vi ho mostrato finora nelle beauty bag, nei video che trade with me, e in realtà quello di Huda Beauty ce l'ho ancora addosso adesso, però l'ho mixato con questo che ora vi mostro, perché adesso quello di Huda Beauty su di me risulta un pochettino chiaro. Comunque è un colore adatto a quando non prendo colore. Come vi dicevo prima, io mi sono abbronzata un pochino nel tragitto casa scuola, perché io non sono andata ancora a mare, anzi a mare forse non ci andrò proprio perché non mi piace, però in piscina non ci sono andata, e si vede che nel tragitto casa scuola il sole batte talmente forte che inevitabilmente mi abbronzo. Io comunque metto la protezione solare, però vabbè, tanto è, mi va bene così. Ho cambiato correttore e ho ritirato fuori questo qui di Espresso nella colorazione 1. Non lo uso da parecchio tempo. Oggi l'ho mixato con quello di Huda Beauty perché praticamente mi stavo truccando, sono andata con quello di Huda e ho detto cavolo, questo è troppo chiaro adesso, e quindi ho detto vabbè, ci metto un po' di questo qui per il momento, poi la prossima volta utilizzerò solo lui, e quindi ho lasciato nella beauty bag solo lui. Tra l'altro questo è un correttore che penso abbia una quantità infinita di prodotto al suo interno, perché se non ricordo male, oddio non riesco neanche a leggere, però se non ricordo male erano tipo 15 ml, 12 ml, ecco c'è scritto qui, quindi una quantità infinita, e anche nel progetto smaltimento, quindi vediamo se lo riesco a terminare. Torniamo ai prodotti colorati, piccola parentesi correttore. Come prodotto bronzer utilizzo questo qui di Make Up by Mario nella colorazione Light Medium, è quello lì in crema. Devo dire la verità, non colora tantissimo, nel senso che io ce l'ho su adesso e non si vede tanto che ho applicato questo bronzer, però a me piace perché non mi piace l'effetto del bronzer troppo marcato, quindi diciamo che questo fatto che non colori tantissimo ha anche i suoi pro. Vi faccio vedere che io l'ho utilizzato abbastanza e ha già la conchetta. Questo qui ho visto che l'ha utilizzato tanto anche Antonella Paghino, e a lei addirittura è riuscita a bucarlo, quindi chi lo sa. Io per ora lo tengo qui e poi vedremo. Come blush, che è il blush che ho utilizzato anche oggi, metto anche questo qui di Succu, che è in polvere, ma ha una texture molto particolare. Quando lo toccate e quando lo prelevate sembra quasi di avere a che fare con una crema, poi in realtà si trasforma in polvere sul viso, è una texture stupenda. Io ne possiedo anche un altro di questa tipologia e mi piacciono entrambi tantissimo. Questo è nella colorazione 103. E poi, sempre come prodotto diciamo blush e illuminante, ho deciso di ripescare questa palette di Chanel, che è uscita l'anno scorso, era un'edizione limitata, io sono riuscita ad accaparrarmi sia lei sia l'altra versione più chiara, e ho deciso di mettere in utilizzo lei perché ha dei colori un po' più bruciacchiati, rossicci, adatti secondo me all'estate, ed è nella colorazione 958 Character. Ve la faccio vedere, purtroppo questa, come vi dicevo, non si trova più, però se ce l'avete ripescatela, se la trovate magari su Vinted o da qualche parte, qualche rivenditore, prendetela, o lei o la versione chiara, perché sono stupende. Questa qui in particolare ha tre blush e un illuminante bello dorato, insomma
è un prodotto che secondo me quest'estate mi accompagnerà con molto piacere. Intanto io rimetto a posto e poi continuiamo. Allora, procediamo con i prodotti occhi. Allora, come primer ciglia, che l'ho utilizzato anche oggi, questo qui di Too Faced, il Better Than Sex Foreplay, che mi aiuta tantissimo a far funzionare questo mascara di Overskin che non mi piace. Tra l'altro, questo mascara di Overskin, qua vedo un paio di 6 mesi, io ce l'ho in utilizzo sicuramente da più di 6 mesi. Il mascara c'è ancora dentro e funziona ancora bene, non mi sta dando problemi, non mi fa lacrimare gli occhi né altro. Però secondo voi dovrei buttarlo nonostante sia, insomma, ancora ce ne sia dentro? Io solitamente questo discorso di Pao non lo faccio, lo so che è sbagliato, non fate come me, seguite la regola, però io personalmente solitamente non lo faccio, se non per matite, occhi e prodotti appunto come il mascara che vanno proprio all'interno, cioè un conto magari è un blush che ok, forse la cosa peggiore che può succedere è uno sfogo di brufoletti, non sto dicendo che sia una cosa bella, non sto dicendo che sia una cosa giusta, però non è una cosa irrimediabile. Ma una cosa che è un prodotto che va proprio nell'occhio, non lo so, fatemi sapere secondo voi che cosa dovrei fare, qualche consiglio è sempre ben accetto. Tanto diciamo che pure se dovessi buttarlo non è che mi dispiacerebbe più di tanto, perché appunto non mi è piaciuto. Per il momento continuo ad utilizzarlo, intanto aspetto il vostro, insomma, un vostro consiglio. Voi cosa fate? Ecco, voi come vi comportate con questi prodotti? Poi i prodotti, diciamo, il resto dei prodotti rimane più o meno sempre lo stesso. Oggi ho utilizzato la matita marrone di Charlotte, la Barbarella Brown, questa come Pao 24 mesi, questa forse pure siamo al limite, penso che sicuramente un anno che ce l'ho in utilizzo, la utilizzerò di più quest'estate, questa deve finire, in modo tale da non portarla troppo oltre il Pao. Quello lì 6 mesi, sono sicura che ce l'ho in utilizzo da almeno un anno invece. E invece come eyeliner, sempre eyeliner marrone, ho utilizzato questo qui della Too Faced, il Better Than Sex mascara, fatemi vedere, vabbè, chocolate, ecco il colore è chocolate. Appunto, ho realizzato una bella riga di eyeliner, anche se questo sapete non è che mi fa impazzire. Come punto luce all'angolo interno ho utilizzato questa matita di Kiko, che era quella dell'edizione natalizia, che era duo, avevo da una parte la parte nera e dall'altra parte questa parte dorata. Adesso sto utilizzando la parte dorata sempre per dare il punto luce all'angolo interno. Altri prodotti occhi sono ombretti singoli, in quanto sapete che le palette non le inserisco nel video della Beauty Bag, anche se pure per le palette ci sono degli aggiornamenti, poi vi farò sapere in un altro video. Quindi ombretti mono, ho ripescato questo qui di Kiko, un ombretto in stick, colorazione 63, che per l'estate mi piace proprio tanto, è un rose gold con una punta di bronzo all'interno, molto bello, vi faccio vedere, cioè, guardate quanto è usato, cioè, praticamente lo devo girare parecchio prima di vedere la punta, è uno dei prodotti e dei colori che più ho utilizzato tra quelli di Kiko. Poi quando magari abbinato a questo prodotto qui, quando voglio dargli un tocco in più, ho pensato di ripescare questo qui di Mesaudo, questo ombretto liquido, il Galactic Shadow nella colorazione Andromeda, che più o meno ha dei riflessi di un colore abbastanza simile, e quindi magari per il giorno questo qui mi può andare anche bene da solo, quello di Kiko. Se voglio tenere lo stesso look per la sera, posso andare anche con questo qui di Mesaudo sopra a impreziosire. Altrimenti per look super veloci e, come potete vedere, comunque bello, un colore luminoso, duraturo, un prodotto che mi piace tantissimo, ho ripescato questo ombretto in crema di Clio, il Clio Makeup, il Creamy Cappuccino, è il colore, sì, ed è questo. Questi prodotti in crema di Clio sono tra i miei prodotti preferiti del brand, io spero che non li tolga mai di produzione perché sono davvero stupendi. Sapete che quello lì che avevo prima, Tabù, praticamente l'ho utilizzato tantissimo, era quasi finito, l'ho buttato perché si era seccato, ma sono passati davvero tanti anni. Questo qui ancora funziona benissimo, come avete potuto vedere ce ne sta ancora di prodotto, e il colore è questo, è proprio un colore neutro freddo, top, bello, bellissimo. E poi passerei alle labbra. Per le labbra mi sono lasciata più possibilità. Allora, tengo sempre in utilizzo il Lolita di
Kat Von D, perché appunto è nel progetto smaltimento e vorrei finirlo. Sinceramente ultimamente sto preferendo altre tipologie di prodotto, più che altro per il colore. Questo è un colore che utilizzo più in inverno, però è un rossetto molto, diciamo, sottile. Il packaging non mi ingombra, io lo tengo qui perché anche se in un mese lo riesco ad utilizzare due volte, è comunque un passo in più verso la sua fine, quindi un tassello in più nel progetto smaltimento. Quello che ho indosso oggi è questo qui, che è un lip balm di Make Up by Mario. In realtà è un lip balm plumping, con effetto plumping, e questo è nella colorazione Honey Glow. Questo è fatto in modo tale da ruotarlo e non poterlo più ritirare indietro, quindi non so quanto me ne manca ancora, però anche lui è nel progetto smaltimento. E poi, come prodotti proprio rossetto, ho deciso di rispolverare qualcosina che non utilizzavo da tanto tempo. Primo fra tutti, uno dei miei rossetti preferiti di Clio. Mi è venuta voglia di spolverarlo perché c'è stata proprio una polemica ultimamente verso Clio, insomma una polemica che includeva Clio e i suoi rossetti, perché ha ritirato dal commercio questi qui, che erano i Creamy Love, forse, non mi ricordo neanche il nome del prodotto, e li ha riformulati, ha cambiato il packaging e praticamente ha meno di dimezzato, perché il prodotto era prima 4,5 ml, adesso sono solo 0,5 e il prezzo è rimasto invariato. C'è stata una polemica, non ne parliamo adesso perché non è il momento. Comunque ho ripescato questo qui nella colorazione MLBB, che è bellissimo, e questo è anche il colore che ho utilizzato il giorno della mia laurea magistrale, quindi sono anche legata a questo rossetto dal punto di vista affettivo, e ho deciso di ripescarlo proprio perché è un colore secondo me bello proprio acceso per l'estate. Poi, sempre parlando di colori accesi per l'estate, ho pescato questo qui di Kiko, che era della vecchia collezione primaverile, il colore 06. Io l'avevo preso, vi dico la verità, per il packaging, ve l'avevo detto anche nel video dedicato, cioè questa collezione non mi aveva fatto impazzire tanto per i prodotti in sé, ma proprio per i packaging. Volevo un prodotto per conservarmi questo bel pack. Poi alla fine però questo colore di rossetto mi ha colpito, e quindi ho deciso di prenderlo, e adesso è venuto il momento di tirarlo fuori. In inverno questo qui non l'ho proprio utilizzato perché il colore comunque è bello acceso, un colore sì più adatto alla primavera estate, ma adesso me lo vedo perfettamente, cioè ora che ho anche preso un pochino di colore è proprio stupendo, l'ho già utilizzato una volta. E altro prodotto che ho ripescato e che mi piace molto è questo qui di Overskin, altra colorazione molto bella secondo me per il periodo. Questo è il colore 03, se non sbaglio il nome è Nudo Laura. Altra polemica, perché questo qui, adesso faccio piano perché altrimenti lo spatascio tutto, questo qui è in un packaging orrendo a mio avviso, era un packaging di prova, adesso il packaging è venduto in un modo più dignitoso, però hanno venduto questo prodotto qui allo stesso prezzo di quello bello. Secondo me anche qui altra polemica, vabbè, non voglio fare polemiche nel video di oggi. Comunque qui siamo in una famiglia dei nude, però è un nude comunque un po' più acceso, non è un nude smortino proprio grigiastro che utilizzo magari più in inverno, e quindi anche questo qui viene con me. Penso di avervi detto tutto. I prodotti che non vi ho menzionato, tipo appunto come vi ho detto prima eyeliner, prodotto sopracciglia eccetera, non ve li menziono perché sono sempre gli stessi, e se mi seguite li vedete sicuramente, li avrete visti sicuramente sia nei video applicazione sia nelle altre beauty bag, quindi fin quando non cambio qualcosa fate riferimento a quello precedente, al video precedente. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale, come vi ho detto nell'ultimo video io ho il desiderio di arrivare a 2000 iscritti, so che siamo ancora lontanissimi, non mi impongo né un obbligo né un limite temporale, quindi non è che voglio arrivarci entro un tale giorno, tale data, però ecco, la butto là, mi piacerebbe arrivarci un domani, mettiamola così. Vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video, ciao!